Ciao a tutti amici sportivi del Varesotto, sala consigliare del Comune di Varese in occasione della presentazione del rally dei laghi con addetto stampa del Vitto. Ciao. Sì, buongiorno a tutti. Beh, un appuntamento che si ripete, che si rinnova di anno in anno. Questo è il terzo anno che presentiamo la gara qui nel Palazzo Estense, che sarà la sede, la base logistica di questo rally, che sabato e domenica renderà protagonista non solo la città di Varese, ma anche tutte le valli, e oltre a far felici migliaia e migliaia di appassionati. Allora, siamo arrivati alla 24ª edizione, la quarta qui a Varese. Che edizione sarà quella del 2015? Ma un'edizione molto importante perché quest'anno il Rally dei Laghi sarà valevole non solo per il trofeo Rally nazionale ma anche per il campionato assoluto svizzero. Questo ha fatto sì che arriveranno qui a Varese ben una ventina di concorrenti e che i nostri piloti, che di solito magari correvano sempre con ambizioni importanti, però magari con vetture un po' meno performanti, quest'anno si sono tutti dati appuntamento per la vittoria e quindi questo fa sì che sia un elenco iscritti di 111 vetture con parecchi concorrenti pronti a puntare al successo, almeno 10 sulla carta. Allora, 110 equipaggi al via, ce ne sarà sicuramente qualcuno dei nostri varesotti che potrà ambire alla vittoria finale. Ti vuoi sbizzarrire facendo un piccolo pronostico? Ma come dicevo prima, sulla carta sono tante le persone, i piloti, i concorrenti che possono puntare al successo e il clima talmente caldo fa sì che parlando con ognuno di questi tutti si sentono possibili vincitori, tutti ci credono. E allora ovviamente i nomi sono quelli di Giuseppe Freguglia, che è il vincitore delle ultime due edizioni, nonché vincitore dell'edizione 2010. Ovviamente poi ci sono altri concorrenti che hanno vinto in passato, vale a dire Roncoroni, e appena arrivato qui in sala Andrea Corignola, vincitore del 2012, che proprio ieri a Roma ha presentato il suo programma dove sarà al via nel campionato mondiale Rally WRC3 con i colori ufficiali di Renault. È un ritorno di un pilota italiano nel mondiale con una casa ufficiale dopo parecchi anni. Poi ci sono tanti altri forti piloti come Simone Miele, Filippo Pensotti con le RRC, poi c'è anche Di Palma, Ripoli, Calabrini che sono tutti dei locali molto forti con le R5. Allora io direi così, un rally che oltre a essere una bella iniziativa sportiva è anche un bel momento per mettere in risalto le nostre bellezze. Assolutamente sì, questo è un po' il clou di questo rally, tant'è che non ci troviamo, come facevo l'esempio prima, con degli amici a partire in un piazzale sterrato in una zona industriale, ci troviamo nel cuore di Varese, sabato pomeriggio le vetture si incolonneranno nel Corso Matteotti, che è un po' il punto di ritrovo, il punto VIP di Varese se vogliamo, l'arrivo sarà qui ai Giardini Estensi, quindi una location davvero bella, le valli sono verdi, sono incontaminate, sono bellissime e questo anche poi per tutti gli svizzeri che arriveranno e per gli appassionati è davvero un ottimo biglietto da visita. Io ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo per questi 4 giorni che saranno sicuramente intensi. Assolutamente sì, crepi il lupo e buon rally a tutti. Con Andrea Sabella, ciao Andrea. Ciao a tutti. Lui è il punto dei riferimenti dei rallisti varesotti degli ultimi 15 anni, anche di Sì, più. diciamo che ci proviamo, nel senso che siamo arrivati alla 24ª edizione, un'edizione che veramente quest'anno ci lascia soddisfatti ancora prima di partire, sia per il gruppo, sia per gli appoggi che siamo riusciti ad avere, sia per l'importanza che anche gli enti danno a questa gara, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista di promozione del territorio. È importantissimo per noi. Cioè, io ho degli sponsor che ci hanno dato una mano, che sono venuti loro a cercarci, perché ci hanno detto, le loro testuali parole sono state, uno dei pochi eventi che fa tanto pubblico, che attira tanto pubblico, e questo per noi è una soddisfazione. Lo Ci abbiamo hanno chiesto una impiegato visita. esatto, ci abbiamo impiegato 22-23 anni perché la gente da un certo punto di vista capisse anche questo aspetto, però è un riconoscimento che abbiamo sia dalla regione, sia dalla provincia, sia dal comune di Varese che 3 anni fa ci ha detto perché non tornate a Varese?
e questa è stata, cioè ci ha dato una vittoria. Sì, una spinta, una carica incredibile a tutto lo staff, a tutto il gruppo. Poi vabbè, quest'anno essere stati scelti per rappresentare la gara di apertura del campionato assoluto svizzero tra una cerchia di altre gare, anche estere, gare molto più blasonate di noi, eccetera. Beh, insomma, ti fa capire che se anche stai su fino alle 4 di notte... Un team vincente. Sì, ripeto, non sta proprio a noi dirlo, però è chiaro che anche 100 iscritti in un periodo nel quale la gara che ha fatto più vetture ne ha fatte 50, è chiaro che sta a dimostrare che comunque il lavoro c'è tanto lavoro dietro, ma credo che la cosa più importante è che noi ci mettiamo una passione che va oltre tutto, cioè noi non abbiamo gli orari, non abbiamo, c'è da fare, si fa, si deve migliorare, si migliora, cioè è proprio un approccio non da lavoro, proprio da passione, da voglia di fare, quello ti dà una marcia. Allora facciamo così, ci ritroviamo domenica sera e facciamo il punto della situazione. Per il momento un grande in bocca al lupo. Grazie Creppi.